Benvenuti nella casa blu. Oggi devo lavorare su un mezzo particolare che, se ieri avreste visto questo video qui, allora oggi potrei dire che ieri ho distrutto il mezzo dove oggi ci lavorerò. Ed è questo bellissimo F12 bianco. Cioè, bianco forse un tempo, adesso di bianco è rimasto solo mezzo mozzo. Però non fa niente, iniziamo a tirarlo fuori. Vola piccolo piccione, vola, vola. Mi sono dimenticato di metterlo in modalità aereo. Pensavo ce la facesse a volare. Si è incastrato qualcosa. Mi sa che è arrivato il momento di portarlo in qualche officina seria. La mia. Ma va a cagare. Va che bello, non c'è neanche bisogno di stringerlo, rimane su da solo. Dato che io sono uno che ci tiene ai propri mezzi e non sopporto le persone che distruggono le moto, le lanciano così solamente per far contenuto, oggi voglio sistemare il mio F12 personale che a Miscela Day me l'hanno in questo modo. Dato che io sono uno che ci tiene ai propri mezzi e non sopporto le persone che distruggono le moto, le lanciano così solamente per far contenuto, oggi, come vi avevo detto nel video del capannone 2.0, trasformerò questo scooter in una Babage. Iniziamo subito con i lavori. È arrivato il momento di iniziare ad alleggerire lo scooter e togliere tutti i pezzi più inutili. Ho sbagliato lato. Ho cannato lato, dovevo centrare la porta, invece ho centrato la mensola, ho tirato giù tutto, soprattutto il maialino dell'olio, c'è l'olio ovunque adesso. Ma niente, dimenticatevi sta scena. Comunque vabbè, avete capito, c'è da smontare tutto. Però non avevo voglia di farlo io, quindi ho comprato questo oggetto su AliExpress che è una figata. Ho comprato un omino AliExpress che mi smonterà tutto lo scooter lui. E io vado a fare una bambina di 4 anni. Gli do anche una mano. Dato che c'ha un ponte e non lo sta usando. Questo è quello che rimane del cavalletto. Non so quanto sia utile così. Piccolo inconveniente adesso, dobbiamo rifare il blocco, però non sappiamo come si tira giù dal telaio, quindi abbiamo optato per una soluzione più rapida. Procediamo alla rimozione del blocco. Adesso bisogna dare il colpo finale col martello e il telaio si divide in due. Oh, adesso possiamo lavorare comodi sul blocco. Guarda, è da qui che si toglie il blocco. Ho visto adesso che c'è un perno che tiene sul blocco motore, quindi adesso mi sa che dovevo risaldare il telaio. Facciamo scaldare il saldatore. A few moments later. Utilizzando i trucchi o i giochi di luci come Maria De Filippi, basta prendere il telaio e il blocco si rimuove semplicemente. E il tri tri fa rimuovere la gomma in un secondino. Nice. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Uno ha le mani nere e il blocco è pulito, quindi questo lo cedi a me. Tu ti vai a lavare le mani perché non ti faccio lavorare in queste condizioni. Io sono un signore, uno che tratta bene i propri mezzi. Quindi tu vai a lavare le mani e tienile pulite. Dato che l'omino AliExpress stava lavorando in malo modo sul blocco, tutto così per terra. È su un banco, non è per terra. Adesso con la nostra targa serva facciamo arrivare direttamente un supporto per il motore premendo il tasto S.
è arrivato. Ed ecco qui il supporto motore per Minarelli orizzontale, verticale, doppio senso, double face di Artom. Così possiamo far lavorare il signor AliExpress più comodo. Dato che ho perso anche il senso dell'orientamento di questo blocco, all'interno dello scatolone abbiamo anche il manuale per come fissare e montare il blocco sopra il cavalletto. Così il motore non va in giro come vuole quando vuole. E adesso l'omino AliExpress, guardate come potrà lavorare comodo col supporto motore di Artom. Se volete un supporto motore per Piaggio, Minarelli orizzontale, verticale, quello che volete, vi lascio il link in descrizione per i supporti. È il momento che l'uomo AliExpress mi sfila il... Raga! È tenuto da Dio sto pistone! È nuovo! Non ha segni, non ha righi! Raga, è perfetto! Cioè, raga, vi ricordate questo motore come ha girato? E non ha un segno! Dato che ormai avete capito che trasformerò questa F12 in una... immensa figa! Adesso devo andare a prendere il suo telaio. Questo è il telaio del nuovo F12 a forma di Favi J che dovrò infilare qua dentro. In qualche modo cercare di saldargli anche un culo. Il problema sarà allineare il muso con il culo, perché se non sono dritti sono storti. Nel frattempo che AliExpress mi finisce il blocco, io gli regalo anche questo bel blocco 70 malossi. Così tu finisci quello e io adesso devo saldare. Ivan Giussani, è arrivato il momento di infilare il telaio nel buco. I cavalletti per la macchina servono da supporto per tenere dritto il telaio. Nice. E poi con il carrello lo mettiamo in bolla. Questa qui sarà la lunghezza di questo F12. Ora per sicurezza dobbiamo saldare il telaio al tubo dell'acqua. Questa è la tecnica del martello. Se resiste al martello vuol dire che funziona. Questa a me sembra un'ottima saldatura e sarà sicuramente in grado di sorreggere fino a 8. Ivan Giussani. Mentre il motore è quasi completo, l'F12 pure. Dopo 7 ore di saldature fatte male, qui c'è una staffa di rinforzo al telaio dove c'è la pedana con dei rinforzi, tutta rinforzata con il ventilatore! La parte anteriore l'abbiamo finita. Adesso è arrivato il momento di infilare il telaio dietro nel culo dell'F12. In teoria il foro è giusto e gli diamo qualche martellata di sicurezza. Però se io riesco a metterlo tutto dentro, siamo perfettamente dentro al limite. E guardate che scooterino lungo che è uscito fuori. Adesso creerò due staffe di rinforzo e così la parte dietro l'abbiamo finita. Poi manca solamente il motore, che è lì completato, tutto di malossi. E non per niente tutto malossi, perché questo F12 limousine lo presenterò il 1 ottobre, segnatevi questa data, all'autodromo di Varano de Melegari, perché c'è l'evento del Malossi Day dove porterò molti di voi sopra questo scooter. Soprattutto, aspettate, fatemelo appoggiare, che ci sarà la mia prima gara della vita. Non ho mai gareggiato in pista. Il 1 ottobre gareggerò con l'Academy di Malossi. Ma il mio obiettivo non è vincere, ma far atterrare Gerd in qualche modo, perché sono bastardo geneticamente. Bravo Sugar. Dopo 8 giorni di saldature, guardate quanto sono migliorato. Cioè, sono migliorato talmente tanto che ho chiamato l'uomo 2 di AliExpress per farmele saldare meglio. Ma comunque le mie rimangono saldature migliori. Sembra quasi serio. Oh, sta saldando, ma ho col cazzo che non esce il filo. Raga, ci siamo. Ho migliorato le saldature acquistando un DLC del saldatore e mi ha saldato anche i paletti per i passeggeri che rimarranno in piedi appesi a queste croci. È il momento di inserire il blocco all'interno. Ah, è resistente, raga. L'F12 più lungo di Piacenza è pronto. Flette un po', ma sembra resistente. È come guidare una cazzo di limousine. Fare le manovre è un po' complicato perché va lunghissimo. Però adesso lo testiamo in versione monopattino elettrico e vediamo se funziona.
minuti da per andare. Cosa c'è? Cos'è successo? Che è successo? Niente. È una cosa bruttissima quando curvi, perché si muove solo la parte davanti. Sono incastrato. Nice. Sali. Non voglio. Oh, aspetta. Proviamo così. Vai. Davvero lo fa un cazzo. Lo scheletro dell'F12 è pronto. Adesso manca tutto l'abbellimento esterno. E quindi ci vediamo direttamente nella parte finale, quando lo scooter sarà pronto. Dietro le mie spalle c'è l'F12 più lungo d'Italia. Se non siete ancora pronti per vedere questa hit, chiudete subito il video, perché lo potrete vedere direttamente di persona e provare il 1° ottobre a Varano de' Melegari, perché io verrò da Piacenza fino a lì con questo scooter limousine. E se volete venire anche voi col vostro cinquantino, che sia preparato, che sia tutto originale, vi lascio in descrizione il link per iscriversi e partecipare al Malossi Day, perché oltre alla gara che devo fare in pista ci sarà anche un villaggio, come c'è stato al Michela Day, a tema Luna Park Moto. Quindi vi consiglio di venire col vostro cinquantino preparato. Invece chi mi dimostrerà che si è iscritto al canale YouTube di Trofei Malossi potrà provare il mio F12 limousine. E adesso ve lo faccio vedere. No, non è questa merda qui. Quello fa cagare, andiamo a vedere quello serio. Vi do l'ultima occasione di chiudere questo video se non volete vedere questa F12 limousine. Ma se volete vederlo e non siete iscritti al canale, cosa lo guardate a fare? Iscriviti al canale, guardi lo scooter. Perché se ti iscrivi adesso inizieranno tanti altri nuovi progetti come questa F12 limousine. E tu adesso dirai, ma è un F12 normale. Aspetta che sposto la camera. È una cazzo di limousine. L'F12 più lungo d'Italia è finalmente pronto. Ce l'ho talmente lungo che non ci sta neanche nell'inquadratura. Non ho ancora provato a misurare la lunghezza effettiva, ma prima di farlo vi voglio far vedere tutti i dettagli. Partiamo dal cerchio rosa fashion e saliamo e notiamo la carena dell'altro F12. E se andiamo vicino con una torcia vediamo tutti i brillantini rosa. Manubrio pulitissimo, senza fili, senza gas e senza il ventilatore. Scendiamo con questa carena nera puntinata di oro, con qui i due interruttori, uno per l'acqua, uno per accenderlo. Telaio AliExpress, completamente saldato da me. Con la pedana, che questa ve la faccio vedere dopo come funziona quando lo proveremo. Il grip dello skate ad ogni postazione per non scivolare. Questa ruotina qui fa... No! Merda! Questa ruotina qui mi serve da appoggio quando il telaio si imbarca, almeno tocca a terra lei e non si spezza qualcosa. Passiamo ai manubri dei passeggeri con le manopole Malossi integrate e possiamo portare fino a 1, 2, 3 passeggeri. Qui in fondo adesso abbiamo la parte più bella dello scooter. Radiatore bello in vista con i tubi oro che si abbinano alle pedane. Motore scarico ovviamente della marca migliore che produce pezzi per gli scooter. Fanalino rosa fashion. E qui abbiamo un cuscino che esce fuori dalla carena. E adesso prima di farvelo vedere in moto, guardate che magnificenza. Vaschetta dell'acqua originale, batteria, cablaggi e basta. Cioè sono proprio due fili che c'ha sto scooter. Ora è il momento di vedere quanto è lungo il mio F12 limousine. Con questo scarsissimo metro andremo a vedere la lunghezza. Da davanti fino alla ruota centrale sono 2,30 metri. Raga, questo è l'unico F12 in Italia a misurare 4,80 metri. È una bestia! Adesso è arrivato il momento di fare un test ride e davvero, se volete vedere altri progetti ignoranti così, datemi supporto, iscrivetevi al canale, perché adesso ho fatto questo, ma ho già in mente di prendere una mia moto che ho lì in box e farla diventare... Quindi se arriveremo almeno a 1000 like sotto questo video, inizieremo quel progetto. E se avete in mente altri progetti, scrivetelo nei commenti. E adesso proviamo questo. Si è dimenticato di accendere.
vediamo in un prossimo video, raga. Bella.